Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in largo anticipo. Visto che oggi purtroppo non potrò seguire in live la Summer Game Fest, ho deciso di confezionare questo video ricchissimo dove faremo il punto della situazione su cosa possiamo aspettarci dall'evento di questa sera, dallo showcase di Xbox di domenica prossima e anche del futuro Nintendo Direct di giugno. Come al solito ci muoveremo agilmente tra leak, rumor e conferme ufficiali. Fatemi sapere nei commenti quali sono i titoli che più vorreste vedere all'interno di questi eventi e mi raccomando seguitemi su Instagram dove proverò ad aggiornarvi in tempo reale su come non sto seguendo la Summer Game Fest. Voi nel frattempo mi raccomando supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! È stato lo stesso Jeff Keighley a dire al pubblico di non farsi troppe aspettative per l'opening night della Summer Game Fest. L'evento sarà incentrato principalmente su titoli già annunciati e ci sarà poco spazio per dei reveal da mascella a terra. Intanto vi lascio questa lista completa di tutti i titoli che di sicuro vedremo questa serata. Tra i più interessanti ci sono, secondo me, un nuovo trailer di Monster Hunter Wilds, un aggiornamento su Metal Gear Solid Delta con un trailer che magari ne svelerà la data di uscita, molto probabilmente un generico 2025, l'attesissimo trailer di presentazione del DLC di Alan Wake 2, perché lo state attendendo, vero? Un trailer con data di uscita per Dragon Ball Sparkling Zero, aggiornamenti su Metaphor Rifantazio per gli amanti di JRPG e un trailer con data di uscita del promettente Souls-like Black Myth Wukong. E visto che ci sei, che fai? Non ce lo butti in mezzo un altro trailer dell'espansione di Elden Ring? Diciamo che già questa lineup non è niente male, ma di cose che bollono in pentola ce ne sono parecchie. Partiamo dal fatto che Capcom ha fatto sapere ad alcuni influencer che ci saranno degli annunci speciali durante la Summer Game Fest. Ora, questi potrebbero essere di tutto. Qualche aggiornamento su Street Fighter 6, il reveal del nuovo remake targato Resident Evil, oppure potrebbe semplicemente fare riferimento al già annunciato Monster Hunter Wilds. Io però ve la butto lì. Visto che proprio oggi sono stati aggiunti all'NSO un bel po' di titoli Game Boy di Mega Man, ma non è che Capcom si sta preparando al rilancio di questa icona dei videogiochi? Per quanto riguarda Square Enix, qualcosa si sta muovendo nell'ombra. Sappiamo che il team Asano, gli autori di Bravely Default, Octopath Traveler e altri titoli in HD 2D, stanno lavorando al seguito di una loro serie, mentre il team di OCP, Creative Unit 3, sta sviluppando ben due progetti. Tra questi potrebbero esserci il porting per Xbox di Final Fantasy XVI, che eventualmente però verrà svelato domenica. E magari chissà, sono anni ormai che si parla di una remaster di Final Fantasy Tactics, che sia uno di questi due progetti? Niente da fare invece per Kingdom Hearts 4, Keighley ha spento sul nascere tutte le speranze dei fan. Parlando di serie strattese, 2K Games molto probabilmente svelerà ufficialmente l'esistenza di Borderlands 4, il nuovo capitolo della popolarissima serie di looter shooter. Si vociferava della presenza anche del ritorno di Dragon Age Dreadwolf, a quasi un decennio dal suo primo reveal, ma BioWare ha sganciato la bomba. Un nuovo trailer del gioco verrà mostrato la prossima settimana e il titolo ha definitivamente cambiato nome in Dragon Age The Veilguard. Ci sarà anche la presenza abbastanza inaspettata di Sony, che svelerà finalmente il tanto rumoreggiato progetto sviluppato in tandem con Lego, che sarebbe dovuto essere mostrato già durante il precedente State of Play. Invece, secondo i leaker, sarà la Summer Game Fest il palcoscenico scelto per presentare al grande pubblico Lego Horizons Adventures, una rivisitazione in salsa Lego della serie di Horizon, una IP su cui Sony sta puntando tantissimo. E chiuderei la prima parte dedicata alla Summer Game Fest con un titolo pubblicato da Microsoft, ma visto che si tratta di un gioco multipiattaforma, è probabile che possa trovare spazio all'interno dello show di Keighley. Mi riferisco a Doom The Dark Ages, precedentemente leakato come Year Zero, ovvero il terzo capitolo del reboot avvenuto nell'ormai non vicinissimo 2016 della saga di Doom. A quanto pare si tratterà di un Doom medievaleggiante. Dopo Eternal, non vedo l'ora di scoprire come id Software evolverà il gameplay di questo shooter storico che ormai incorpora anche tanti elementi platform. Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano
arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. La conferenza Xbox invece, almeno in potenza, potrebbe offrire un bel po' di infarti ai gamer più appassionati. Gli Xbox Game Studios infatti hanno così tanta roba in ballo che se anche solo un decimo di tutto quello che è stato precedentemente annunciato verrà mostrato in questo showcase, potremmo comunque ritenerci soddisfatti. Di sicuro Starfield occuperà uno spazio con un approfondimento sul primo major DLC dal titolo Shattered Space. A quanto pare però l'occasione servirà a rilanciare un po' tutto quanto il progetto, con discussioni sulle prossime patch e nuove funzionalità che verranno aggiunte al gioco base. Il Game Pass molto probabilmente verrà rimpolpato con titoli presi direttamente dal catalogo di Activision Blizzard e visto che lo showcase sarà seguito da un approfondimento sul nuovo Call of Duty, in tanti stanno ipotizzando che alcuni titoli classici della serie COD, ancora oggi giocatissimi, verranno inseriti all'interno del catalogo. Una vera e propria bomba potrebbe essere il ritorno della serie di Gears of War con il sesto capitolo. A quanto pare The Coalition sarebbe al lavoro su questo progetto ormai da diversi anni e il titolo presenterà un impianto open world. Sta a voi decidere se questo sia un bene o un male. Poi abbiamo già parlato del rumor che vorrebbe Microsoft intenta a presentare un doppio hardware durante questo showcase. Da una parte potrebbe esserci la versione slim di serie X, dal nome in codice Brooklyn, e dall'altra un primo sguardo alla prima portatile targata Xbox. E vi direi che questo potrebbe essere la cosa più interessante in assoluto se non fosse che nelle ultime ore alcuni insider si sono messi a giocare con il cuoricino dei gamer over 30 tirando fuori il nome di Banjo-Kazooie. Non succede, eh? Ma se succede, io muoio. E Silksong? Bella domanda, bravi! Allora, c'è chi lo vorrebbe presentato di nuovo all'interno dell'Xbox Showcase, un po' come è accaduto ormai 2 anni fa. Ma a me insospettisce tantissimo il fatto che Hollow Knight sia stato inserito come titolo in prova gratuita su Nintendo Switch. Ma non è che Nintendo sta cercando di dirci qualcosa? No, perché vi ricordo che il Direct di giugno è dietro l'angolo, anche se non sappiamo ancora la data. Adesso i presunti insider si stanno sbizzarrendo con le date, c'è chi dice il 12, chi invece fa notare che sarebbe strano vedere un Direct così ravvicinato all'annuncio dei Mega Man su NSO e quindi puntano per una presentazione prevista per il 18 giugno. Quindi per ora non sappiamo ancora nulla su questo Direct e per trattare col giusto peso speculazioni, leak e rumor dedicherò al Direct un video intero, però intanto vi lascio con un toto scommesse. Da qualche tempo si parla di una probabile remaster 3DS in arrivo su Switch nel 2025 e sebbene non si sappia l'entità del titolo, per il leaker Brasil, la remaster non sarà né Kid Icarus, né Samus Returns, né A Link Between Worlds, né tantomeno Mario & Luigi Dream Team. Ma quindi, di che gioco si tratta? Solo risposte liccate! E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere quali sono le vostre aspettative nei confronti della Summer Game Fest. Non mi resta che darvi appuntamento a domenica, quando seguiremo insieme in live qui su YouTube l'Xbox Showcase. Mi raccomando, non mancate, però fermi tutti. Nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Summer, Michele Game Fest. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro. No.